Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist sulla serie Yu-Gi-Oh! 5DS. Ok amici, vi ricordate che nello scorso video vi ho salutati? Alla fine del video saluterò altre tre persone. E adesso siamo arrivati al primo duello di Yusei nella Fortuna Cup. Il suo primo avversario era un uomo di nome Shira. Tuttavia, all'ultimo minuto un altro avversario ha preso il suo posto. Sorpresa, sorpresa, non ti aspettavi di vedermi qui, vero? Sei pronto a combattere Hunter Peace? Fidati di me, Shira è super noioso. Facciamolo. Ok, che duello abbia inizio, ragazzi. Quindi facciamo subito le vocazioni singolo. Qui, allora, cosa abbiamo qua? Se questa carta viene mandata al cimitero per vocazione singola, di una vocazione. Pesco una carta. Ok, questa è buona. Evo la transizione speciale mossa dal tuo cimitero sul terreno del tuo avversario in posizione di difesa, aumenta il livello di mossa che controlla il tuo livello del mossa. Ok, però allora ragazzi, visto che questa carta mi servirà, quindi mettiamo questo nitro singolo in posizione di difesa e in più metteremo Splendor Pass di Ferraglia, che questa carta è molto utile per annullare l'attacco di Hunter Peace. Maestro zombie. Eh no, ciccio, stai calmo. Annulliamo subito l'attacco, quindi stai cuccia. Metti una carta coperta e un'altra carta coperta e basta. Allora, cosa abbiamo pescato? Il mosso che vedete da qua. Buona questa carta, buona, buona. Questo è anche sincro. Devo ancora aspettare, quindi. Niente ragazzi, io aspetterò per il prossimo turno. Ah, 5 carte. Ok, manda al cimitero, visto che ti serve così tanto. Ok, maestro zombie evocato. Suden Doji qua. E la Madonna. Ah, addirittura 3000 punti d'attacco. Eh no, ti sei dimenticato di spendere passe ferraglie. Che carta, mamma mia, è strano. Non puoi solo normalmente posizionare. Mamma mia, 3000. Che zombie, 3000 punti d'attacco. Allora, in questo caso potrei usare subito buco nero, però richiamo il possedito, posso evocare nessuno. Posso fare? Niente, mi tocca solamente aspettare. O fare buco nero, aspettare. Facciamo un buco nero, ragazzi, non si sa mai. Distruggiamolo e concludiamo il turno, va. Ok, anche lui si è fermato. E dai, una carta mi deve uscire. Rottame sincro. Niente, ragazzi, evochiamo il rottame sincro. Ah, meno male allora che l'ho evocato. Meno male, aveva tributo torrenziale, quindi ci può stare, dai. Sono stato fortunato allora. Allora, per adesso non attiviamo nessuna carta. Dai, devo un altro mostro. Ah, buono questo, dai. Perfetto. Allora, facciamo così. Evochiamo attrezzo sintonizzatore, poi attiviamo il suo effetto. Cioè, evochiamo rottame sincro e possiamo subito fare evocazione sincro. Per evocare il guerriero rottame sincro. Perfetto ragazzi, eccolo lì, guerriero rottame in posizione d'attacco. Poi non è mica finita qui. Ah, aspetta un attimo, fammi leggere questa carta. Mm.
Perfetto. Ah, bene, bene. Quindi ragazzi, faremo l'equazione su guerriero rottame a guerriero torretta. Mamma mia, ragazzi, 3500. Poi utilizzeremo speed combattendo la carta magia per potenziare ancora di più il mostro. Quindi, beh, potenziare no. Allora, attacchiamo direttamente su health points 3500 e under peace di andare in peace. Ok, ragazzi, stiamo andando bene, dai. Potremmo rifare di nuovo richiamo il prosciutto per evocare quelli rottame, però. Se questo. Ok, ragazzi, facciamo così. Noi evochiamo anche il nitro sincro, dai. Facciamoci vedere. Ah, possiamo fare un'altra evocazione sincro? No, però io non voglio farlo. Mi sta bene così. Ah, tartaruga piramide. Va bene, va bene. Teschio fiamma. Teschio fiamma, non scherza mica, no, adesso no. Adesso no, stiamo di calmi. Ok. Cosa vuole fare? Che vuole attaccare? Ma chi? Ah, quello là vuole attaccare al mio mostricino. Quindi. Ok, attiviamo spaventa passo di ferraglia. Così annulliamo il suo attacco. Perfetto, perfetto. Ha messo una carta coperta. Adesso non vorrei che fosse una di quelle carte. Quindi noi faremo il richiamo del posseduto, ragazzi. Così potremo evocare rottame sincro in posizione d'attacco, logicamente. Poi potremo fare subito l'evocazione sincro ed evocare Drago Polvere di Stelle. E lo facciamo sì, e lo facciamo sì. Eccolo, signore e signori, Drago Polvere di Stelle. La carta preferita di Yusei. Allora, cosa può avere sotto lì? Un'evocazione. Ok, sacrifichiamo Nitro Sincro e quindi mettiamo guerriera torretta. Mettiamo dare a prendere, ok. Quindi ragazzi, 2500 distruggiamo il mostro coperto. Questo qua non è abbastanza forte. Va bene, concludiamo il turno. Devo metterlo in difesa. Però dobbiamo spendere passi di ferraglia, quindi siamo a posto. Madonna, quanti zombie. Allora, cosa vuoi fare? Vabbè, distruggerlo, quello non mi interessa. Ok, utilizziamo adesso spendere passi di ferragli, di ferraglia, così annulliamo subito l'effetto di quella carta. Utilizziamo dare e prendere. Non so se possiamo fare qualcosa. Vediamo questo qua, va. No. Spero che non ho fatto la grande cavolata. Perfetto, dai. Ok, però quella situazione si è capovolta, ragazzi. C'è un mostro di 2500 punti. Una volta che ho battuto questa carta è stata.
non è che mi aiuta tanto. Allora, evochiamolo subito questo mostro, quello velocizzato. Attiviamo il suo effetto, ok. Allora, 1800 possiamo distruggere questo qua che mi sta dando fastidio. Poi questo faremo con questo. Ok, Drago Polvere Stella almeno distrugge un mostro, dai. Questo è forte, mamma mia. Ok, concludiamo il turno. Lupo delle peste, della peste. Vabbè, qua ce lo facciamo distruggere. E logicamente utilizzeremo spaventapasti di ferro artigli. Ok. Ancora. Poi guerriera, a me il drago non è guerriero. Mannaggia, ho tante carte. Vabbè ragazzi, drago polvere di stelle, facciamo attaccare a un mostro di 1000 punti d'attacco. Ok, che mostro era poi? Lupo della peste, ok, almeno così ragazzi ci possiamo, diciamo, ci possiamo, competere contro Hunterfish. Ok, utilizziamo subito spenda passi di ferraglia, meno male che c'è, perché sennò Gero qui. Aiaiai, adesso sono fregato. Quanti mostri equipaggiati distrugge un mostro in battaglia, lo manda al cimitero, invece attraverso deve andare. Mamma mia. Ma non mi poteva uscire prima questa carta, raffica di rottami. Ma dai. Poteva uscire prima quella carta lì, no? Potevo vincere subito il duello, invece no. Vede la sfortuna, ragazzi, di non uscire le carte giuste nel momento giusto? Mamma mia, posso far niente. Posizione di difesa e basta. Attiviamo sempre la carta trappola intanto. Oh, attenzione. E qua mi vuole proprio distruggere. No. Ormai ragazzi ci siamo. Attiviamo questa carta, che ci vogliamo fare? Attiviamo pescata difensiva. 2600 dobbiamo subirlo. Ragazzi, se nel prossimo turno non pesco la carta giusta avrò perso. Ah, ecco. Puoi effettuare due equazioni normali. In questo turno non solo uno. Ok. Però. Guerriero, chi è qua in mezzo guerriero? Nessuno? Nessuno. Ok, per fortuna ragazzi abbiamo avuto strappo possesso. Quindi abbiamo preso il mostro dell'avversario, cioè Teschio Fiamme Supersonico.
ben 2600 punti d'attacco, quindi noi attiveremo adesso anche raffica di rottami, così potremmo distruggere definitivamente l'avversario. Quindi ormai ci siamo, ragazzi, e voilà, e vince il duello. Sark, è stato davvero un bel duello. Hunter, Yusei, non pensare che mi prendo questa sconfitta alla leggera. Certo. Ok, nuovo deck, nuovo duellante, sfida. Mamma mia, perfetto, ragazzi. Belle belle carte. Showdown, secondo round. Ok, ragazzi, spero che questo splendido video vi sia piaciuto, però non è finita qui. Logicamente non mi sono dimenticato, quindi adesso mi tocca salutarvi. Allora, i prossimi tre persone da salutare sono Dario, ciao Dario, Bal, ciao Bal, e Way, ciao Way. Ok, ragazzi, questi tre l'ho salutato. Nei prossimi video ci saranno altre tre persone da salutare, va bene? Ok, ragazzi, spero sempre che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi sempre un bel pollice in su, commentate questo video, condividete questo video. Noi ci vediamo nei prossimi video su Yu-Gi-Oh! 5DS. Ciao a tutti!